Della squadra Leones Negros. Oggi avete vinto 4-1 contro la squadra Chupacabras. Secondo te da cosa è dipesa questa vittoria? Ma probabilmente siamo riusciti un po' a ritrovare l'unità di gruppo che c'era mancata nell'ultima giornata e sicuramente siamo stati anche aiutati dal fatto di aver sfruttato le occasioni che abbiamo creato senza sbagliare troppo sotto porta, che gli avversari sono stati abbastanza ordinati in campo, quindi abbiamo giocato una buona partita secondo me. Ho capito, grazie mille Paolo, alla prossima, te. Ciao! Hey,
dolci. E perché siamo i vendetti del cervello. Degli squadretta. Allora Giuseppe, che cosa ti è successo in questa partita? Come mai non sei riusciti a finalizzare le vostre azioni? Comunque ci sono state, però non sono andate a buon fine. Come mai secondo te? Vabbè, rispetto al solito non abbiamo giocato come diciamo sappiamo fare. Gli avversari comunque erano, devo dire, una bella squadra. Sinceramente non lo so perché è andato così, però cercheremo di rifarci alla prossima, perché così non va bene. Ma cosa pensi vi sia mancato?
Sicuramente oggi è mancato molto il gioco di squadra, anche la condizione fisica, gli avversari erano molto più energici, ci prestavano già molto bassi. E niente, cerchiamo di fare meglio la prossima. Va bene, ok, grazie Giuseppe. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti Vicini League, siamo qui con Francesco dei Leicester Chunk. Allora Francesco, innanzitutto complimenti per il risultato ottenuto, insomma. Ma secondo te da cosa è diverso questo risultato? Cioè, cosa pensi che abbia fatto la differenza? Sicuramente il gruppo è sempre più coeso, siamo prima di tutto amici, prima che giocatori, e poi comunque ci stiamo iniziando a trovare molto in campo. Soprattutto devo dire che la carica che ci dà il nostro capitano Morana, non è indifferente. Bravo al capitano. Grande al capitano Morana. Grande capitano Morana. Salutiamolo tutti. Esatto. La chiave del nostro gioco resta comunque Alessio a centrocampo, però oggi bravi tutti. Ma secondo te qual è stato il vostro punto di forza di questa partita? Ma sicuramente abbiamo subito pochissimo nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo perso un attimo la concentrazione, però comunque è fisiologico, però alla fine la calma, l'amicizia, lo spirito di squadra, esatto, ci ha fatto vincere. Va bene, ok, grazie. Ciao a tutti ragazzi.